Una serata evento al Teatro Antico di Taormina nell'ambito della rassegna del Taormina Opera Stars che ha visto protagoniste le Divas, questo quartetto di soprani italiani. Che ha davvero riscaldato il pubblico così attento e numeroso al appunto, Teatro Antico di Taormina. Un repertorio vastissimo che ha spaziato dal mondo della musica classica, della musica lirica, alle aree più celebri e poi anche musica leggera, soprattutto quella italiana, da Modugno a Bocelli, e poi si è passati anche per le colonne sonore dei film più famosi con autori come Morricone e Rota. Noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi appunto le Divas e le protagoniste che adesso ascoltiamo e seguiamo in questa intervista che abbiamo realizzato. Una serata evento nella cavea del Teatro Antico di Taormina è un appuntamento di questa stagione davvero molto importante, col bel canto, con la bella musica e soprattutto con le belle voci, le voci delle Divas, protagonista di questa serata. Buonasera intanto. Buonasera. Buonasera. Difficile, perché adesso con chi parlo? Da dove iniziamo? Preferenza. Intanto diciamo che è una data importante per voi perché dal punto di vista professionale come gruppo spegnete 10 candeline, questa volta vado da questa parte. Esatto, sono ben 10 anni che questo gruppo esiste e ne siamo davvero felici e festeggiamo appunto il nostro 10º anno qui a Taormina. Allora, punto di partenza o punto di traguardo, no? Forse punto di partenza, perché ancora, insomma, 10 anni siamo all'inizio di una carriera. Assolutamente, assolutamente, infatti Tutto nell'avvenire. esatto, tutto nell'avvenire, vediamo, siamo comunque molto felici che la partenza sia stata questa perché mi sembra un'ottima partenza, siamo state molto emozionate, il teatro è È un grande stupendo, ci è onore. arrivata un'energia splendida dal pubblico e quindi siamo molto molto contente. A proposito di energia e le sfumature di questa serata, perché abbiamo ascoltato praticamente di tutto, dalla musica lirica alle colonne sonore dei film più celebrati, a Modugno e naturalmente Bocelli, non a caso. Certo, infatti per noi è sempre un grandissimo onore cantare questa canzone che Bocelli ha portato in tutto il mondo. Con te partirò è un brano che ci ha portato una fortuna immensa e che noi a fine di ogni concerto proponiamo sempre. Allora, Bocelli lo abbiamo detto, però Bocelli è stato importante per la vostra Nostro carriera. mentore, sì, assolutamente. Bocelli è stato il nostro mentore, nonché anche amico, perché lavoriamo con lui da quando siamo nate accanto a lui. E quindi sì, portiamo il suo nome al femminile in questa versione. L'impegno più grande è quello di mettere insieme il talento e poi anche un sogno, evidentemente, quello di poter esprimere col canto tutte le sfumature che ci sono. Però la cosa più difficile probabilmente è poi fare coesistere queste quattro voci, queste quattro esperienze. Come ci siete riusciti? Con tanto lavoro, quando ci siamo messi insieme abbiamo iniziato un percorso artistico insieme perché venivamo comunque da realtà diverse e quindi c'è stato proprio un lavoro mirato per cercare di ottenere questa omogeneità di suono, un colore nostro proprio e che fosse riconoscibile anche al pubblico. Assolutamente sì. Allora, pubblico attento, partecipe questa sera, lo abbiamo visto, in tutti
tutte come dire, le occasioni possibili ed immaginabili. Lo avete coinvolto parecchio, ma si è coinvolto da solo sostanzialmente e vi ha seguito sia nelle arie, quelle più celebri, e sia nelle canzoni che forse si conoscono meglio, no? È sempre un contatto diretto quello che voi avete col pubblico, anche perché la vostra storia è fatta di eventi, di live. Beh sì, affrontiamo diversi repertori in questi nostri eventi e quindi piace a noi appunto proporre una gamma molto vasta che va un po' dall'opera a delle canzoni un po' più popolari, conosciute, in maniera tale da abbracciare un po' tutto il pubblico, no? Coinvolgere tutti, coinvolgerli, sì. Assolutamente. Assolutamente. Allora, Divas, perché Divas? Il nostro è un po' un omaggio a quelle che sono state le grandi dive di tutti i tempi dal punto di vista musicale, non solo della musica classica, non solo dell'opera, ma anche della musica pop, perché comunque ci sono state delle dive anche nella musica pop, e quindi è un po' in loro onore che è stato scelto questo nome. Anche se io so, che si gioca con un acronimo. Avete giocato con le iniziali dei vostri nomi d'arte? Sono stati nomi d'arte, però in realtà ci piace presentarci con i nostri nomi ad oggi. Quindi... Perfetto, allora facciamo così, lasciamo stare i nomi d'arte, gli acronimi, e allora carrellata veloce con i nomi. Allora io mi chiamo Anna. Federica. Maria Luisa. Arianna. Oh, avete visto? Queste sono le divas. Va bene, allora abbiamo chiuso. L'ultima cosa, un saluto a Globus, ai nostri amici di Globus Television. Ciao Globus, dalle Divas. Ciao, un bacio. Grazie. Un bacio. A presto. Ciao.